viola di tutta perché c'è una conferenza. Mi interrogo. Io vi presento ai relatori, vediamo se capite l'oggetto da voi. Va bene? Allora, dottor Antonio Pirolo, servizio reclami e tutela, servizi clientela, Monte Paschi di Siena. Eccoli qua. Poi abbiamo il dottor Marchese della Federal Consumatori. Giusto. Poi il dottor Luigi Russo, sviluppo e business. Lui. Allora, dato che c'è un rappresentante della Federal Consumatori, c'è anche avvocato Sergio Tomaino che va. Associazione Consumatori. Dottor Tomaino, associazione Consumatori Utenti. Consumatori Utenti. Ecco, avete visto, associazione consumatori, Federal Consumatori. Quindi, qual è quanto è bello la conferenza? Consumo, acquisto. Che altro acquisto? Va bene? Quando acquistate qualcosa, sicuramente voi magari firmate un contratto. Il contratto lo leggete? Bisogna stare attenti, va bene? Oggi parleremo forse anche di questo, se non ho capito male, giusto? Perfetto. Allora io do la parola al dottor Pirolo. Buongiorno ragazzi, io sono Antonio Pirolo, lavoro nella Monte dei Paschi di Siena e forse è meglio parlare con il microfono. Sì, magari c'è una bella voce, penso che mi sento. Intanto cominciamo, io lavoro nel progetto che poi è sponsor della giornata, che è il Consumer Lab, che è un progetto di lavoro condiviso Banca Monte dei Paschi di Siena e Associazione dei Consumatori, 13 associazioni di consumatori, per lavorare insieme su tematiche consumeristiche in generale. Sembra quasi banale, ma l'obiettivo di ogni azienda e della mia banca, nonché delle associazioni, è quello di riuscire a raggiungere un livello di soddisfazione del consumatore elevato. Sembra facile dire sì, tutti vogliamo il consumatore contento e felice, è una presa in giro perché poi ognuno pensa a se stesso. È vero, il consumatore felice però è un consumatore che prima di tutto compra, e quindi per ogni azienda, per una banca e per qualsiasi altra azienda, il consumatore contento che compra è un consumatore che dà utili, dà reddito e dà la possibilità comunque all'azienda di tirare avanti. Un consumatore contento per le associazioni di consumatori, ovviamente qui sono rappresentate da Federal Consumatori ed ACU, è il raggiungimento del loro oggetto sociale, perché lo scopo, come sentiremo poi da loro, delle associazioni di consumatori è quello di tutelare i consumatori nei loro comportamenti d'acquisto. Consumer Lab è questo tavolo di lavoro banca associazioni che è nato da un momento di difficoltà della banca. 10 anni fa la banca si trovò a dover discutere con le associazioni di prodotti e servizi non particolarmente graditi da una parte dei nostri clienti. Siamo stati bravi tutti, banca e associazioni sedute intorno a quei tavoli, che erano tavoli di conciliazione, si chiamavano per arrivare ad una conciliazione su determinati argomenti, a comprendere che muro contro muro non ci portava a nulla. Lottare testa contro testa avrebbe soltanto rotto la testa di entrambi e non avremmo ottenuto il risultato ultimo, che è sempre quello di avere il consumatore contento. E poiché abbiamo raggiunto un bel livello di collaborazione, si è pensato a suo tempo di istituzionalizzare questo confronto e quindi di lavorare insieme in un tavolo di lavoro paritetico per poter giungere, ripeto, a quella che è una più ampia comprensione da parte nostra delle necessità del consumatore e da parte vostra, da parte dei consumatori tutti e delle associazioni, di quelli che sono i meccanismi sottesi al funzionamento di un'azienda, quale può essere una banca, che molte volte noi non comprendiamo e con un'estrema facilità siamo portati a criticare. Che cosa vogliamo dire in questo giorno? In questo giorno l'obiettivo è un obiettivo di attenzione. Noi vogliamo porre come Consumer Lab, vogliamo sottolineare che è importante avere un'attenzione preventiva in ogni nostro comportamento d'acquisto, nei confronti di un prodotto bancario come nei confronti di qualsiasi altro tipo di prodotto, perché prevenire è meglio che curare, diceva una pubblicità. In generale non esiste un prodotto cattivo o un prodotto ottimo, esiste un prodotto adeguato ad un'esigenza
e io devo essere ben consapevole di perché quel prodotto è stato creato in maniera tale da poterne padroneggiare le eventuali conseguenze per un utilizzo corretto. Faccio un esempio: a Natale c'era la pubblicità della Smart, la macchinina che cercava di salire sulla montagna e si fermava, cercava di guadare il fiume e si fermava, andava in città e parcheggiava. Questo che vuol dire? La Smart è un prodotto meraviglioso? È un prodotto orrendo? No, è un prodotto costruito per andare a parcheggiare in città. Se io la uso per guadare il fiume, devo essere consapevole, non è che devo aspettarmi che lo faccia, devo essere almeno consapevole che potrebbe sorgere un problema. Per cui non esiste un prodotto ottimo, diciamo la panacea per tutti i problemi. Esiste un prodotto adatto ad una determinata esigenza. E quindi sapere prima di acquistare che cosa ci chiedono di fare, qual è la controobbligazione nei concetti, diciamo, di diritto commerciale e di diritto privato più che altro, ovvero che cosa noi dobbiamo dare in cambio per ottenere quella cosa, ci permette in qualche maniera di padroneggiare prima di tutto le conseguenze, perché l'importante è sapere che cosa succede, e dopo comunque ci permette di comprendere anche quali sono le caratteristiche del prodotto e quindi quello che ci possiamo aspettare da esso. Siamo già un po', diciamo, in ritardo rispetto alla tabella di marcia, per cui non vi trattengo ulteriormente, vi illustro soltanto che cosa faremo in queste due ore insieme. Partiamo con un video ironico di Enrico Brignano, proprio per sottolineare quello che era l'aspetto che vi dicevo prima, cioè che la banca molte volte ha delle funzioni che non vengono comprese da chi ovviamente non le conosce e che però con molta superficialità e facilità è portato a criticarle. Per cui partiamo da questo video di Enrico Brignano, che è un video diciamo, che in qualche maniera ci insulta come dipendenti di banca, dopodiché passiamo la parola al direttore dell'agenzia di Catanzaro, che avrà diritto di replica ovviamente, quindi cercherà in qualche maniera di illustrarvi, partendo dall'ironia di Brignano, come funziona uno sportello bancario. Dopodiché passiamo la parola alle associazioni di consumatori che sono presenti e che in qualche maniera ci intratterranno sia su che cos'è un'associazione, sia su tutti i concetti e le tematiche e gli argomenti che riterranno più opportuno sottolinearvi, sempre con l'obiettivo di farvi uscire da quest'aula fra due ore con diciamo, un'attenzione più elevata, stimolando la vostra curiosità in contatto preventivo con le aziende e un'attenzione più elevata nel momento in cui vi troverete davanti a un contratto da sottoscrivere. Dopo le due associazioni di consumatori la giornata si concluderà con la nostra specialista di prodotto Alda Occhinegro, che ci intratterrà sulle differenze fra i diversi strumenti di pagamento che siamo tutti quanti abituati a vedere, cioè carta di credito, bancomat e all'interno di queste due macro categorie tutto quello che c'è, in maniera tale da poter utilizzare in maniera consapevole gli strumenti, perché utilizzare una carta revolving rispetto ad una carta ricaricabile significa muoversi dalle Alpi alle piramidi, come si diceva una volta, cioè sono due mondi totalmente diametralmente opposti. Due cose e poi passiamo a Brignano. Prima di tutto, a nome di tutti i relatori della mattinata, se avete curiosità, come speriamo ce ne siano, interrompeteci pure e vediamo di rispondervi, perché non esiste un canovaccio specifico, esiste comunque un momento di attenzione, quindi se voi ritenete opportuno focalizzarvi su un argomento piuttosto che un altro, sentitevi liberissimi di interromperci, perché è proprio quello lo scopo, cioè cercare di solleticare la vostra curiosità e di darvi qualche cosa, una risposta, per in qualche maniera far sì che a fine della giornata ci pensiate un attimo prima di fare qualsiasi acquisto, anche dal più banale al più complesso. Secondo, come si diceva con alcuni vostri docenti, è previsto come prosecuzione di questo evento la possibilità di andare a gruppetti sicuramente più ristretti a farvi un giro in filiale, vedendo effettivamente come funziona uno sportello bancario. E quindi anche questa sarà una giusta prosecuzione. Vi dico che il dottor Marchese di Federconsumatori sta riprendendo il tavolo dei relatori, ovviamente, perché non potete essere ripresi voi, l'incontro di oggi, che poi vi verrà messo a disposizione, sarà lui stesso a dirvi dove potete andare a scaricare da internet, nel caso in cui ci voleste tornare. E ultima cosa, nel momento in cui abbiamo centrato l'obiettivo, cioè quello di lasciarvi qualche cosa, io mi auguro che qualcuno di voi, su massima libertà, possa decidere di darci, regalarci un piccolo brevissimo video,
in cui ci spiegate che cosa vi aspettavate della giornata e che cosa alla fine della giornata, alla fine delle due ore, vi è rimasto di questo incontro. Laddove doveste farlo, poi vi mettete in contatto con il direttore dell'agenzia di Catanzaro, che vi riserverà un omaggio per ringraziarvi della presentazione di questo video. Video che ovviamente verrà pubblicato sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, quindi che poi potete tranquillamente andare ad accedere. Detto questo, passiamo direttamente a Brignano, così ci facciamo due risate. Noi siamo i numeri di Vittorio. Eccolo. Non è facile dire che abitandoci in partita di oggi diventa lo stadio Vittorio. Sì, andiamo avanti, c'è più forte il volume. Noi siamo i numeri che ci sembra basso. Allora tu dici, ma io per sicurezza li metto tutti. Per sicurezza perché c'è un PIN. Bene, ti scordi il PIN e non sei più nessuno. Magari uscendo, vuoi accendere il telefonino, esci, vai, sbatti la capoccia sulle scale e lasciare magari una leggera amnesia, e non esci dal portone, ti sei chiuso e non ti ricordi più chi sei, non puoi neanche fare una telefonata a casa, non puoi telefonare, non sai chi sei, ti ricordi soltanto che dovevi comprare, che ne so, una lavatrice, ma non sai dove andare a prendere i soldi perché non ti ricordi nemmeno il numero del banco, ma non ti ricordi niente. Oggi però, vedo la banca, e ecco la banca, ma entro in banca, mi riconosce, entra in banca, entra. A parte che è difficile proprio entrare in banca fisicamente, perché loro tendenzialmente in banca non gli vogliono, gli dai fastidio, loro vorrebbero che tu facessi tutti i movimenti interbancari traslati col tuo computer, ma uno dice, ma io la soddisfazione la prendo, non te vanno fa entrare, è fatto in modo che non devi entrare, c'è la camera iperbarica che tu entri, ti si chiude dietro, tu dici ecco. Adesso esce il posto e faccio la fine del suo, cioè, vedete? Si prega di visitare, devi mettere gli apposti con te i giorni? Aprite, sono delle sono cliente. Ah, si prega di visitare, devi mettere gli apposti con te i giorni? La metallica è la chiave della macchina, non è un taglierino. Si prega di depositare, devi mettere, è la chiave della macchina, non è il taglierino. Si prega di depositare, mamma mia. Allora, prendi la chiave della macchina, vai apposito il contenitore, apri l'apposito il contenitore, metti la chiave, chiudi la chiave, prendi l'altra chiave. Si prega di depositare, oggetti metalli, è la chiave vostra questa qua, non è la mia. Si prega di depositare, è la chiave, c'è pure scritto il nome della banca, è la chiave vostra. Si prega di depositare, oggetti metalli, è lì, dall'acquario, sotto vuoto spinto, dietro un lembo della Gazzetta dello Sport, esce il metronotte che assonnato le guarda, non è la chiave. È un metallo, è a chiuta, deve levare la chiuta. Non mi posso levare la cinta, devo aprire, te me levo la cinta, me casca lì a ciò. Ma un po' come te pare, io te levo e tu mi fanno lì. Apri la porta del territorio, levi la cinta, rotta la cinta, metti la cinta, chiudi le chiavi, ma a reggi verso non lo sapevo che mi casca. Si prega di depositare, che te non c'è più niente, non c'è. Quello riabbassa il lembo e il ponte, deve levare il ponte. Ma non mi porto il ponte, così senza anestesia da sveglio. Non ci ho manco le tenaglie, anche in quella situazione drammatica, il metronotte più cattivo si intenerisce, spinge il bottone e ti apre la banca dall'altra parte. Tu entri, ah, la banca, quella dieta fresca da banca, meno 21 gradi Celsius.
che tu mi mandi la mia. Scusi, senta, si può abbassare un po' l'aria? Meno 39, no, abbassare in senso alzare. E tu ti metti in fila e chiedi, senta, sì, un attimo che... Senta, scusi, no, siccome io... Sì, un attimo che ci siamo fusi da poco. Sì, però io... Senta... Scusi, senta, che cosa vuole? Che senta, no, perché senti, io devo fare un prelievo. Ma ha chiesto prima? Lei, apri per lei, senta, adesso. Ma ha avvertito qualcuno? Chi deve avvertire? Ho preso il numerito, signore, quanto devi prelevare? Quanto? 1.000 euro? Allora 1.000 euro devi aspettare, vada, attenda in sala d'aspetto. E tu nel frattempo leggi, la banca è come casa tua, la banca è casa tua, la banca si fida di te. Sei tu che ti fidi della banca. La banca è come casa mia, non mi metto il pigiama, già a te. E mi metto in sala d'aspetto, poi t'aspetto una, t'aspetto due, la terza non t'aspetto più. A che? In pigiama vai dal tesoriere, il tesoriere fa parlare col cassiere, il cassiere fa parlare con l'impiegato ti porta dal vice direttore, il quale ti porta dal direttore. E il direttore in una stanza tipo ufficio, per terra tipo parquet, e la scrivania tipo radica, il direttore tipo mecile, si vede da subito. Prego, venga, entri. Un attimo che... Pronto? Si segue. Pronto? Sì, facciamo... Va bene, un Frankenstein. Facciamo un Breaking First, un Red Chess. Ok, finissimo. See you later. Once my share, once my... Ciao, bra. Mi dica, cosa... Si segue. Signor Brignano. Signor Brignani, no, Colau. Signor Colau, no, Brignano, Colau. Signor Brignani Colau, si segue. Prenda una caramella, no, guardi, volentieri, ma... Mi si attacca al ponte. Se la mangia dopo. Se mi si attacca adesso. Non dica che poi in banca noi non diamo la caramella, Signor Brignani. Allora, mi dica, signor Brignani, cosa la porta qui? Cosa la porta? La porta. A volte se vuole entrare, che io sono stato tempo, però sono entrato. No, dico... No, il motivo, perché? I soldi. Porta dei soldi. No, sono venuto a prendere i soldi. Una rapina? No, che era? Sono venuto a prendere i soldi in modo classico. A strozzo? No, che strozzo? Sono venuto a fare un prelievo, tutto, cioè. E sono venuto... Cioè, io mi servivano i soldi. E perché? Ma ho sbattuto la roccia stamattina alla lavatrice, cioè? Mia moglie vuole una lavatrice nuova. E quanto dovrebbe prendere? 1.000 euro. Ma perché, signor Brignani, con la O? Ma non può lavare a mano sua moglie. Che ne so, mi ha detto via lavatrice, sono venuto a prendere. Ma signor Brignani, voi si rende conto? Noi devi avvertire prima di un prelievo, lei dovrebbe fare una raccomandata, telefonare, con ricevuta di ritorno e al ritorno se ne parla. Adesso è all'andata, perché dobbiamo... io non lo sapevo, lui, ma no, signor Brignani, con la O, mi perdoni, ma quelli sono i soldi miei, soldi suoi, con calma, soldi suoi. Lei ci dà i suoi soldi, ma perché ci dà i suoi soldi, signor Brignani, con la O? Non lo so, come non lo sa? Lei ci dà i suoi soldi, signor Brignani con la O, perché noi dobbiamo custodire i suoi soldi pensando che questi siano i nostri. E noi pensiamo che i suoi soldi siano i nostri, anzi quelli sono proprio i nostri. E se quelli sono i soldi nostri, poi veni a prendere i soldi nostri così. E poi 1.000 euro. Ma dove 1.000 euro? Perché non ha più che togliamo 1.000 euro? Perché se va a banca? Ma perché non siete a banca? Banca, se va a prestare in banca, caro Brignani. Con calma, I soldi suoi. Allora, mi dica l'abito. Non mi ricordo, il capo. No, adesso non c'è penso. Abito capo? Cini. No, mi dica l'Iban. Non mi ricordo, no? Ho sbattuto la cavalcia, non mi ricordo. Allora come la riconosce? Ma lei mi riconosce? Io sì, ma il computer non lo riconosce. E io dico lei, sono io. Sono cliente del signor Brignani. Non è così semplice, Con calma, Perché deve prendere i suoi soldi? Prenda i nostri. Cioè? Perché deve intaccare il capitale?
rispetto a uno spread di un 4.1 sul Nasdaq e un Dow Jones a 0.6 su base annua, è chiaro che sul movimento interbancario lei ci perde. Lei tenere i soldi sul conto corrente ci perde. E quanto perde? Ci perde, lasci fare, non intacchi il capitale a scalare sul 2.4 a 0% in base al costo del denaro. Perché il denaro ha un costo. E quanto costa? Costa. Ma perché voi qui 1000 euro quanti fate? Lasci fare. Noi abbiamo dei prodotti, abbiamo fatto questa joint venture, abbiamo fatto una fusione. Prima eravamo la Deutsche Finance Corporation Trust Economy, adesso abbiamo fatto questa joint venture, questo marketing, un franchise con Jacob Spice Brookstance, ho fatto questo chicken, e adesso ci siamo fusi nella G-Service Corporation Price Flies, Big Beige Paris Flies. Cioè, poi si vede, no? Siamo fusi. Si vede, no? Lei si guarda intorno, si accorgerà che siamo fusi. Pure io non è che San Matteo da una vociata, però io lo so, devo comprare la lavatrice. Ancora con la lavatrice! Madonna, 9 e 2 anni, la lavatrice! Stilus! Ah, ma io con calma, signor Brignani, non facciamo sentire le altre persone. C'è la legge sulla privacy, signor Brignani, con calma. Su, tasso fisso e tasso variabile. Che il tasso come lo vuole. Io volevo dire, se uno prende una joint venture, noi facciamo un servizio al cliente, non è differente. Un servizio di cui il cliente poi non se ne accorge nemmeno, noi a lei facciamo il servizio e lei nemmeno se ne accorge. Capisce? Tasso fisso, tasso variabile. Non lo so, variabile anche per cambiare, non è lo stesso tasso. Benissimo. Allora avrà uno spread 4.1 su uno swap, lei ha lo swap, c'è un SUV. Esatto, allora uno swap su un SUV 4.6 da me a te, qui Ponte Bonetta e Ponte Pitta a Perugia, noi chiameremo la sede di Perugia, ci faremo dare un tiles, un patto interesse a tasso fisso che è un variabile e al tasso del Nasdaq che da un Jones, se il Nasdaq scende è chiaro che il Dow Jones sale, cioè è una legge di mercato, signor Brignani, da Nasdaq che scende da un Jones sale, tipo con la Gigino con una Gigetta, esattamente, è proprio una legge di mercato. Allora, è chiaro che è tutto in base al costo del denaro, ma al tasso attivo e a quello passivo. Lei vuole essere attivo o passivo? Attivo, attivo. Allora, se vuole essere attivo, è chiaro che deve dare delle traslazioni referente a un referente bancario, è chiaro che in base al Dow Jones che sale, lei così capisce? Adesso sta venendo a obbligare, però allora signor Brignani, allora lei viene qui e mi fa capire che non vede il sole 24 ore, ma io dopo 5 minuti già mi faccio male l'occhio. Ma no, signor Brignani, lei non può avere credito, lei deve avere debito, lei e il debito lo deve far fruttare, più debito ha e meglio è, lei deve accumulare il debito, quanto debito può accumulare? Beh, adesso io da 700 euro amigognato lo avrei scale, poi mia moglie in questo mi aiuta, però 2000 euro è poco, lei dovrebbe accumulare 6-7 trilioni di euro e avere credito dalla banca che avendo, capisce? No, adesso, allora, attenzione, allora, questo è il mercato, d'accordo? Chiameremo capitale, va bene, questo è il suo capitale, e questo è il tasso attivo e tasso passivo, attenzione, tasso attivo, tasso passivo, capitale, no? Capitale, tasso attivo, sempre il tasso attivo, tasso passivo, attenzione, la mano più veloce del mercato, attenzione, tasso passivo, tasso attivo, attenzione, signor Vino. Attenzione, tasso attivo, tasso passivo, questo è capitale, attenzione, devo intaccare il capitale. Attenzione, la mano è più veloce dell'occhio, eccolo qua, attenzione, tasso attivo, tasso passivo. Dove sta il tasso passivo? Mannaggia, così glielo rifaccio, attenzione, però stia attento, sì, perché un attimo, attenzione, sbattuta la voce questa mattina un po', attenzione, tasso attivo, la mano è più veloce dell'occhio, attenzione, signor Brignani, attenzione, tasso attivo e tasso passivo, ecco il tasso passivo, dove sto capitale? Qua, deve puntare 10 euro. Ma io non per prendere 1000, no? Vabbè, allora qua, sono qua perché si assicuro che qua, ha sbagliato, signor Brignani, con la O, vede quanto è facile perdere i soldi, signor Brignani, con la O, lei deve accumulare del debito, che io non chiamerei debito, attenzione, io chiamerei bond,
Lei conosce Bond? Bond, James Bond, ma no! Spiritoso! Ma no! E far sì di poter giocare sui mercati con l'OPA. Lei gioca all'OPA? Ragazzino, il gioco dell'OPA, giocavo a Piastra Barato, però adesso è no, signor Brignani, non andiamo bene, signor Brignani, allora non lo so io, signor Brignani, lei viene qui, pretende da noi di avere i soldi e ha un tasso di interesse agevolato, un 4 per 1000, con signor Brignani, non è io sono direttore di banca, a Brignani, a Moro nasce qui, a Brignani, e non è possibile, qui è casa sua. Io facevo lo strozzino, prima si guadagnava poco, ho aperto una banca per conto mio, ma mica davvero, davvero, a Brignani! Io bruciava, chi ha la bocciata? Brignani! Allora ci sono degli interessi interbancari che devono essere rispettati, ci sono Brignani! Non sapevo, Serrabbi, e Serrabbi! Le diamo 1000 euro, ma lei mi dica, in base a quanti movimenti fa? Il tasso di interesse è cambiato? Chi? Lei quanti movimenti fa? Ok. In banca quanti movimenti fa? Tipo stamattina. Io sono entrato, non dico, ho fatto così, ma sono andato a cambiare. 20, sono pochi, deve fare almeno 200 movimenti. Sì, mo entro la banca, signor Brignani, i suoi soldi non valgono niente, ma come niente, direttore? Io credevo che almeno con i soldi non si potesse certo comprare la felicità, ma almeno una lavatrice, mamma! Beh, sicuramente l'ironia non ci manca, anche la nostra autocritica. Passiamo la parola per il diritto di replica al direttore dell'agenzia. Ringrazio l'istituto per avermi ospitato, anche perché l'occasione è ghiotta per spiegare a una platea che non ci capita tutti i giorni di avere in filiale quali sono i principi per cui noi ci occupiamo. Il video è stato molto simpatico e nella sua brevità introduce una serie di temi, di argomenti e di momenti che noi viviamo quotidianamente in banca. Potrei sintetizzarli in poche parole, nel senso della sicurezza, sicurezza dell'utilizzo degli strumenti bancari, sicurezza dei luoghi, nei luoghi della banca, sia per chi entra sia per l'operatività bancaria, la cultura dell'accoglienza, l'accoglienza dei clienti, la consulenza e poi alla fine, anche se brevemente accennato, ma è un argomento, è una parola che ricorre sempre, è l'utilizzo del contante. Io sono entrato in banca nel lontano 1983 e vi posso dire che allora la banca aveva un'operatività molto semplice. La gente entrava per prelevare e gran parte con i libretti di deposito a risparmio, pochi avevano i conti correnti, entrava, la identificavamo facilmente e facevamo delle operazioni tranquille. Poi sono stati introdotti strumenti di pagamento remoti, quindi già parliamo delle carte di credito, dei bancomat, l'utilizzo dei bancomat e poi si arriva agli strumenti telematici. Tutti questi strumenti che hanno portato notevoli vantaggi soprattutto alle utenze, immaginate voi la possibilità di fare i prelievi, di acquisire il vostro contante da qualsiasi posto, ovunque vi trovate e non dovete andare nella filiale, e sia disposizioni, interrogazioni e consulenze sui vostri conti. È vero che la nostra memoria viene chiamata a incamerare una marea di informazioni per poter accedere a questi
strumenti. Ma vi posso assicurare che è un problema questo della memoria, quello di ricordarsi alcuni termini, parliamo di codici segreti, di numeri, di password, che spesso non riusciamo a tenere e ci troviamo in difficoltà. È un problema che posso dire internazionale, tant'è che uno studio negli Stati Uniti d'America parlava di come arrivare a memorizzare alcuni dati con facilità, facendo addirittura dando dei suggerimenti come associare una frase a un personaggio importante e poi spezzettare. A noi non interessa oggi definire come poter immagazzinare questi dati che il cliente in un momento ha perso, come dice prima Nicolao, ha perso e non riusciva più ad essere padrone dei suoi strumenti, delle sue stesse forze. Tuttavia il problema della sicurezza, il problema della privacy, il problema dell'accesso remoto è un problema che interessa, oltre che la banca, anche gli stessi utenti. Sicuramente ognuno di voi ha interesse e non riuscirebbe, parlo di voi quando interverrete con le vostre, spero, con i vostri successi, sia imprenditoriali sia professionali, non riuscirete a rinunciare alla possibilità di collegarvi sia presso gli uffici della pubblica amministrazione sia presso gli uffici di una banca e fare operazioni in termini remoti senza dover andare a fare le lunghe file. Ma tutto questo richiede una forma di sicurezza per essere identificati in modo univoco e proteggere i vostri dati, proteggere il vostro patrimonio che la banca detiene. Io vi posso assicurare che le banche, il Monte dei Paschi, per quel che mi riguarda, l'intero sistema bancario investe tantissimo in sicurezza e vi posso dire che monitora anche per conto degli stessi clienti l'operatività remota, come verificare se certe operazioni fatte con bancomat o con carte di credito sono coerenti con quello che è stato il comportamento storico del cliente, avvisandolo quando ci sono casi, non so se avete sentito parlare, di clonazioni, e bloccando immediatamente l'iniziativa alla carta, avvisando il cliente, ci sta attento che se tu non sei, che ne so, in Brasile, in Inghilterra, in Francia, tu, qualcuno per te sta usando in modo fraudolento uno strumento a tua disposizione. Lo blocchiamo, lo avvisiamo, se poi è lì, ovviamente ripristiniamo l'operatività. E la stessa cosa facciamo con gli strumenti del mare. Per ora la grande collaborazione che noi chiediamo ai clienti è quello di assolutamente custodire in modo prudente, geloso, in modo attento, quelli che sono i dati propri identificativi, avvisandole anche di possibili attacchi phishing, un termine che è molto diffuso in questi anni, prima non sapevamo nemmeno che cosa fosse, ma mi piace dirlo in questa platea perché spesso chiamiamo noi i clienti, state attenti che possono arrivare nei vostri computer delle email con cui vengono richieste dati personali, dati sensibili, anche in relazione al vostro conto e ai vostri strumenti che la banca ha messo a disposizione, che possono essere utilizzati in modo fraudolento. Se noi ci accorgiamo, i nostri uffici telematici si accorgono che in effetti ci sono dei collegamenti anche che non sono coerenti con quello che è stato lo standard del cliente, cerchiamo di avvisarli e di bloccarli. Cioè la banca si fa spesso carico delle necessità dei clienti o della loro buona fede in molte occasioni per aiutarli a prevenire possibili atti fraudolenti. Dall'altra parte l'impegno della clientela a quegli accorgimenti necessari affinché certe cose non avvengano. Chiudendo il perimetro evitiamo di dare acqua a tanti signori che generano, come si dice, malaffare. Il problema poi della sicurezza interna ai locali, le famose
le famose porte a consenso, quelle che il signor Vignani praticamente non riusciva a superare per via degli oggetti metallici. Ci sono in effetti degli strumenti che utilizzano le banche, tipo metal detector, rilevatori biometrici, l'utilizzo della guardia giurata, videosorveglianza, sono tutti strumenti che vengono utilizzati per prevenire, perché il problema delle banche è proprio prevenire gli atti violenti all'interno dei propri locali. Il patrimonio più grande, la cosa più importante per noi all'interno della filiale sono le persone fisiche, alla cui incolumità ci teniamo tantissimo. Allora vogliamo evitare che avvengano certi eventi che, oltre che fisicamente, possono lasciare anche dei traumi. Tutti questi strumenti tendono a tenere lontano chi invece ha la necessità di o la voglia di compiere qualche appropriazione indebita, chiamiamola così, le famose rapine, in tempi abbastanza brevi, perché per i ladri ovviamente il tempo è la cosa più importante, mentre con le porte, l'utilizzo delle porte a consenso, il fatto di poter essere rilevati, riconosciuti, individuati, un po' li può tenere lontano. Tutto questo purtroppo richiede poi, richiede al cliente un atteggiamento collaborativo, nel senso che il metallo, se in eccesso, non certamente l'apparecchio della portata dei denti oppure la cintura, ma perché il video un po' esagerava, però oggetti metallici pesanti che possono far pensare a un'arma, al possesso di un'arma, ovviamente devono essere depositati prima di entrare. Noi diciamo che in effetti il problema tutto sommato non esiste, perché la clientela abituale o meno sprovveduta ormai prima di entrare in banca utilizza le cassette che vengono messe a disposizione, per cui tutto questo gran disagio non dovrebbe esserci. Vi è di più, noi controlliamo anche gli accessi con una certa attenzione e soprattutto ci rendiamo conto della possibilità di un cliente, della difficoltà che ha un cliente ad entrare. In quel caso cerchiamo di seguirlo. Tutto questo ci accompagna in quella che chiamiamo la cultura dell'accoglienza. Cioè il luogo della filiale, in effetti, come facevo intendere, è un luogo che noi vorremmo che venisse frequentato dalla clientela, dalla gente, perché il patrimonio più grande di una banca, che se ne pensi, è il suo portafoglio cliente. Noi ci misuriamo in base ai clienti che abbiamo, perché al di là dei numeri che possono essere evidenziati, sfoggiati, al di là della bellezza dei locali, ecco, con i clienti, insieme ai clienti, che si può fare quello che chiamiamo business finanziario. Per cui per noi un cliente che entra è un cliente benvenuto, è un cliente a cui forniamo consulenza, è un cliente che vogliamo conoscere per differenziarci dagli altri competitor. Certamente preferiamo rimandare, come diceva il video, per delle operazioni che non richiedono particolare impegno professionale, tipo il semplice prelievo, il semplice versamento o il semplice bonifico. Preferiamo mandare i clienti all'utilizzo di quelli che sono i canali remoti, quelli che richiedono l'utilizzo di password, di codici identificativi, ma lo facciamo anche per il bene del cliente. Cioè, aspettare in un locale, così attendere il proprio turno, non è bello per un professionista, non è bello per un imprenditore, ma non è bello nemmeno per il semplice consumatore, i cui impegni nella giornata sono molteplici. Quindi l'utilizzo del bancomat per il prelievo, l'utilizzo del proprio computer da casa per le disposizioni di bonifico, per il pagamento delle tasse, per trasmetterci dati tipo
informazioni sull'azienda. Ormai le aziende difficilmente si leggono più nelle banche, le IBA, gli anticipi su fatture, i bonifici multipli, le comunicazioni ormai le facciamo tutti per via telematica. E questo agevola la banca da un lato perché ha l'acquisizione immediata dei dati e quindi riesce a velocizzare il proprio processo, dall'altro lato il cliente che può dedicare le proprie risorse in termini temporali, perché vi state accorgendo anche voi che una delle risorse più preziose che stiamo valutando in questi ultimi anni è il tempo che sembra non bastare mai per le proprie necessità e per le proprie esigenze. Allora, le operazioni ripetitive, le operazioni semplici, preferiamo canalizzarle suggerendo al cliente, non è che noi poi in banca le rifiutiamo, suggeriamo al cliente l'utilizzo di questi canali di modi. Dopodiché, quando c'è un minimo di difficoltà, noi abbiamo gli uffici e ci sostituiamo nell'operatività al cliente facendo le operazioni direttamente, ovviamente rispettando quelle che sono le prerogative, i diritti che derivano dalla presenza temporale in filiale del semplice consumatore e che determina per forza di cose ovviamente una fila. Dall'altro lato però la clientela la accogliamo con piacere per consulenza, per la famosa consulenza. In quei casi noi facciamo mille domande, che cosa ti serve, che cosa devi fare? Perché riteniamo che gli strumenti che possiamo offrire alla clientela siano tanti e tali, ma e con caratteristiche diverse, che devono essere calati su misura al cliente. Ciò per fare un servizio adeguato alla clientela. In effetti, come si diceva prima, praticamente non esiste il prodotto migliore o il prodotto più economico, esiste il prodotto più giusto per quell'idea o di investimento oppure di finanziamento che si richiede alla banca in base a ciò che si intende fare. Quindi noi ci mettiamo a fare delle visite alle aziende chiedendo quali sono i loro programmi, chiedendo i loro business plan, chiedendo i loro bilanci, valutando le loro caratteristiche ed aiutandoli a crescere. Per quanto riguarda invece i risparmiatori, chiediamo quali sono le loro attese temporali di utilizzo dei risparmi, quali sono le loro caratteristiche, quali sono le attese in termini di rendimento, quali sono le loro caratteristiche nell'accettare un certo rischio. Allora cerchiamo di tarare il prodotto finanziario di investimento adeguato a ciò che il cliente ci chiede. Questo anche perché ormai i prodotti finanziari che circolano tra i vari istituti di credito sono simili. Dove è la vera scommessa? Dove si genera la competitività? È nella consulenza, nel capire quali sono le esigenze specifiche del cliente, saperle interpretare e dare il prodotto che lui gradisce più di ogni altro. E qui entriamo in un altro campo, che è quello dei termini tecnici, che disorientano spesso il cliente. IRS, Euribor, spread, mercati internazionali, quando parliamo di questi, usiamo questi termini, intanto noi cerchiamo alla clientela prima di tutto di spiegare che cosa sono, ma non possiamo prescindere perché sono termini con cui misuriamo costi del denaro e rendimenti. Del resto praticamente parlare e utilizzare questi termini diventa anche motivo di crescita, perché immagino che voi prima dell'estate 2011, se avevate seguito le vicende economiche, non riuscivate a sentire facilmente o a capire che cosa significasse uno spread BTP bonus e misurare in base a questo spread la valutazione di uno Stato, tipo l'Italia o tipo la Spagna. Oggi ne stiamo parlando tantissimo. Chiarire che cosa vuol dire e chiarire perché vengono rarefatti i capitali sul mercato e per cui le banche assumono un atteggiamento anziché un altro, credo che sia interessante.
Ma vi è di più, nel momento in cui il cliente diventa consapevole di certi misuratori, diventa consapevole di certi contratti che sottoscrive, ecco la famosa consulenza, il dialogo col cliente continuo, il cliente fa una scelta consapevole, ma la banca ha un suo vantaggio, quello di non avere problemi di post vendita, che chiamiamo, ha il vantaggio che può monitorare anche con l'aiuto del cliente stesso l'andamento sia dei propri prestiti sia dei propri investimenti, dei propri mercati. Un'ultima cosa era legata alla necessità del prelievo. Io domandavo a qualche vostro collega, a qualche studente, se avete studiato i limiti dell'utilizzo del contante. Mi diceva che sapeva che effettivamente non si utilizzavano più 999,99 di contanti. In effetti il concetto è un po' più alto. A partire dal 1997 si è cercato di porre un limite all'utilizzo del contante, sia per problemi di contrasto alla criminalità organizzata, sia per problemi di contrasto all'evasione fiscale. Il primo limite fu di 12.500 euro. Si è passati poi successivamente, vi ricordate, col governo Prodi nel 2008 a 5.000, poi risalito a 12.500, riportato a 2005 e finalmente il limite del contante rimane 999,99. Questo limite racchiude un concetto abbastanza complesso, perché quello che molta gente non sa è che non è l'utilizzo del contante che è un limite, è il trasferimento di fatto di soldi da soggetto a soggetto, anche se hanno rapporti di parentela, anche tra padre e figlio, non può avvenire per somme superiori ai 999, quindi da 1000 euro di misura, se non con l'utilizzo di uno strumento tracciabile, sia esso bonifico, sia segno di conto corrente non trasferibile, sia segno circolare, quindi con un intermediario finanziario. E le sanzioni sono abbastanza pesanti. Sono pesanti che vanno dall'1 al 40, addirittura al 40%. Superficialmente può sembrare una vessazione, ma di fatto, se voi pensate a quello che succede in giro, a livello di utilizzo in modo illegale di denaro per perseguire scopi illegali, tipo il finanziamento del terrorismo internazionale o tipo il riciclaggio di denaro sporco, capirete che l'uso per le persone per bene di canali tracciabili è tutto sommato un vantaggio per tutti quanti. E in più c'è l'aspetto fiscale. Cioè, l'utilizzo dei mezzi remoti, dei mezzi bancari, quindi dell'intermediario finanziario, sia conto corrente oppure assegni, consente di tracciare gli incassi e consente anche di individuare chi acquisisce ricchezza senza doverlo dichiarare. Perché noi diamo per scontato tante cose, ma in effetti l'attività della pubblica amministrazione, anche le belle aule che avete voi qui in questo istituto, il servizio dell'educazione scolastica viene finanziato con la fiscalità, quindi con la ricchezza che viene prodotta in un paese e che viene tassata. Se non ci fosse un adeguato strumento fiscale e un adeguato strumento di contrasto all'evasione, capirete che molte attività che noi siamo abituati a vedere praticamente dovrebbero cessare, perché mancherebbero della materia prima che è la finanza, che è il capitale necessario. Detto questo, io, siccome sono stato uno studente dell'Istituto Tecnico Commerciale di Soverato nei lontani anni 70 e ho avuto professori che anche qui hanno insegnato, mi piace ritornare a un concetto vecchio, a un concetto antico che si studia
studiava nei libri di tecnica bancaria, appena si apriva la prima pagina, dice: la banca svolge una funzione sociale, soprattutto perché crea fiducia tra chi dà i propri risparmi. Diceva: è la fiducia che mi manca, ma la banca i soldi ai risparmiatori li ha sempre dati e li darà sempre, e chi li deve prendere? Proprio per gli strumenti di consulenza che date e per gli appositi contratti. Io credo che con la collaborazione di tutti, la banca nel tessuto sociale in cui è inserita può far crescere tutti. Grazie. Ragazzi, passiamo la parola alle associazioni dei consumatori e all'avvocato Tomaino di Associazione dei Consumatori Utenti. Sì, grazie, buongiorno. Io sono Sergio Tomaino e rappresento l'ACU, Associazione dei Consumatori Utenti in Calabria e anche altrove in Italia. Mi occupo di consumerismo dal 1991. Vi ringrazio intanto per la vostra presenza qui, di questo ascolto. Il mio brevissimo intervento intenderei dividere o articolarlo in due momenti: un brevissimo momento di presentazione dell'associazione e un secondo momento in cui tenterei di dare delle pillole, delle istruzioni per l'uso nel rapporto con le banche. ACU, come del resto altre associazioni consumatori, sono appunto delle associazioni che sono iscritte e riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico e hanno come compito quello proprio di fornire delle informazioni, di fornire delle assistenza, di mettere a conoscenza i consumatori dei propri diritti, quindi in una parola rendere consapevoli i consumatori dei propri diritti. Rendere consapevoli i propri diritti che troviamo scritti nel codice del consumo. Dovete sapere che nel corso degli ultimi 20-30 anni si è sviluppata tutta una giurisprudenza e tutta una serie di diritti a livello europeo. In Italia varie norme che riguardavano il consumatore si trovavano in diversi testi di legge. Nel 2005 sostanzialmente tutte queste norme sono state racchiuse nel codice del consumo, che è sostanzialmente un testo unico che raccoglie appunto tutti i nostri diritti. Dico nostri diritti perché ognuno di noi, direttore di banca compreso, siamo consumatori. Siamo consumatori nel momento in cui ci mettiamo sul mercato e acquistiamo dei beni o dei servizi. E indipendentemente dal fatto se siamo maggiorenni o siamo minorenni. Le associazioni dei consumatori hanno come scopo, come missione, quello di dare forza ai consumatori, perché sappiamo bene che ognuno di noi da solo non ha forza contrattuale verso una banca, verso una società che eroga energia elettrica piuttosto che servizi telefonici. Se un'associazione consumatori parla a nome di più di migliaia di persone, è chiaro che c'è più tutela nei diritti del consumatore. Ed è per questo che le associazioni consumatori, oltre ad assistere, informare, rendere dotti i consumatori dei propri diritti, le associazioni consumatori hanno anche instaurato un rapporto politico con le varie società che erogano servizi, cioè si siede tutti intorno a dei tavoli prestabiliti con per esempio le banche, con il Monte dei Paschi di Siena piuttosto che con l'Enel, le Poste, Telecom e quant'altro. Tavoli in cui si discutono dei rapporti politici, tavoli in cui si aiutano a risolvere le controversie, si evita il contenzioso, tavoli in cui soprattutto si tende a migliorare la qualità dei servizi, in un confronto paritario tra coloro che portano avanti le istanze dei consumatori e coloro che si pongono come società erogatrici dei servizi. Questo diciamo come presentazione massima delle attività delle associazioni dei consumatori. Chiaramente ogni associazione dei consumatori ha una propria missione un po' più ristretta, che appunto, come dicevo prima, è quella di far conoscere quelle che sono le norme a favore dei consumatori,
rendere quindi i consumatori consapevoli delle proprie scelte. Per cui riusciamo nei nostri sportelli, nelle nostre sedi territoriali, ACU è presente in Calabria con diversi sportelli, è presente in tutte le province, riusciamo quindi a fornire l'assistenza al consumatore finale. Che tipo di assistenza? Intanto nel aiutarlo per esempio nella stipula dei contratti. Ognuno di noi, voi compresi, quotidianamente stipuliamo il contratto in cui andiamo a comprare, penso, il videogioco, piuttosto che aderiamo a un'offerta telefonica, piuttosto che stipuliamo un contratto nel momento in cui ci iscriviamo a scuola. Questi sono tutti sostanzialmente dei contratti da cui nascono diritti e doveri anche per il consumatore. Nella stipula dei contratti, come indicazione di massima, noi consigliamo sempre di prendere del tempo. Il direttore parlava, ha fatto un accenno sul tempo, che ormai è diventato un valore. Noi questo valore tempo lo dobbiamo rendere un valore anche nel momento in cui andiamo a stipulare il contratto. Perché? La cosa più sbagliata che possiamo fare è agire in maniera avventata. Io immagino che ciascuno di voi, quando deve comprare un jeans, magari gira tra i vari negozi, si fa un'idea, sceglie poi il prodotto che più offre determinate qualità, è più consono anche dal punto di vista economico, e alla fine, dopo questo giro, va a comprare l'indumento scelto. Così dovrebbe avvenire e deve avvenire nella stipula di qualsiasi contratto. Quindi conoscere quelle che sono le condizioni del contratto, leggerle o farsi aiutare a leggere. Se non abbiamo le competenze tecniche per decifrare un contratto, ci sono per esempio le associazioni dei consumatori che in maniera del tutto gratuita aiutano il consumatore e lo orientano anche verso scelte che siano o proiettate verso un consumo etico e sostenibile, almeno questa è la nostra missione. La missione di ACU, che devo integrare un qualcosa, ACU non è un'associazione consumatori legata a sindacati, è un'associazione consumatori del tutto indipendente, per cui significa che vive con le proprie risorse, vive con i progetti che svolge, a differenza di altre associazioni che invece magari hanno la fortuna di essere delle costole dei sindacati e quindi avere una struttura più solida. Tutto quello che ho detto nella stipula dei contratti vorrei trasferirlo nel rapporto tra il consumatore e le banche. Anche nel momento in cui andiamo ad avere un rapporto con le banche, è necessario avere un'idea di quello che intendiamo acquistare. Perché utilizzo la parola di acquistare? Perché le banche vende dei prodotti finanziari, fa consulenza finanziaria e volgarmente qualcuno dice la banca, tra le altre cose, vende anche dei soldi, perché probabilmente riducendo il concetto potrebbe essere anche questo. Se abbiamo bisogno di un prestito, noi andiamo in banca, la banca ci anticipa dei soldi che noi dobbiamo poi restituire con gli interessi, e l'interesse credo sia l'utile della banca. Questo significa che il consiglio che noi diamo, anche nel momento in cui ci approcciamo ad avere un rapporto con le banche, è quello di girare, cioè di, anche utilizzando internet, conoscere le varie offerte che fanno le banche, che in un regime di piena concorrenza sono tante banche che offrono prodotti simili a condizioni anche diverse, per cui in base a quelle che sono le nostre esigenze dobbiamo avere chiaro con chi andare a trattare. Una volta che abbiamo scelto il nostro interlocutore, la banca preferita, allora dobbiamo andare a chiedere le informazioni necessarie. Ripeto, senza avere fretta. Si va dal direttore di quella determinata banca, che sarà ben lieto di mettersi a nostra disposizione per fornire tutte le indicazioni possibili.
e tra le altre cose dovrebbe fornire e fornisce anche un foglio informativo che contiene un po' tutte le indicazioni generali di quello che dovrebbe essere il prodotto che noi andiamo ad acquistare, che noi andiamo a chiedere. Poi chiaramente verrò corretto se dal punto di vista tecnico dico cose non tanto esatte. Una volta che abbiamo questo foglio informativo, qui siamo nella fase pre-contrattuale, senza avere fretta, dobbiamo andare a casa, leggere questo foglio informativo, farci aiutare nella sua lettura, nella sua comprensione, e quando siamo convinti e quindi consapevoli, quindi la consapevolezza noi la acquisiamo nel momento in cui siamo a conoscenza di quello che andiamo a comprare, quando siamo consapevoli e convinti, ci rechiamo in banca e andiamo a stipulare il nostro contratto, che deve essere sempre e comunque in forma scritta, e quindi dobbiamo sempre ricordare al nostro interlocutore di consegnarci la nostra copia. Questo nella fase precedente al rapporto con la banca. Ma noi abbiamo dei diritti anche durante il corso del rapporto con la banca. Ci sono tanti casi in cui noi possiamo tranquillamente recarci in banca dal direttore e chiedere una variazione delle condizioni contrattuali, lì dove è possibile. Possiamo chiedere, se per esempio stipuliamo un mutuo, anche di poter spostare il mutuo da una banca a un'altra che magari ci offre delle condizioni migliori. Cioè i nostri diritti proseguono anche durante il corso del rapporto. Devo dire che i nostri diritti proseguono anche in una fase eventuale, la fase patologica, la fase critica, cioè quando si interrompe il rapporto con le banche, perché succede anche questo. Ci sono dei momenti in cui magari le banche, come sta avvenendo nel corso ultimamente, insomma, ci siamo accorti con l'associazione dei consumatori che, a parte l'anatocismo che è l'applicazione degli interessi sugli interessi sui contratti di conto corrente, ma sta sviluppando una giurisprudenza particolare che riguarda in modo particolare gli interessi applicati ai mutui. Per farlo in maniera semplice e breve, la Corte di Cassazione ha stabilito che la somma di una serie di tassi di interesse, se supera un tasso soglia per stabilito per legge, può comportare l'annullamento, secondo alcuni addirittura del contratto di mutuo, secondo altri solo della clausola relativa agli interessi, e quindi il consumatore avrebbe anche la possibilità di richiedere alla banca la restituzione di tutti gli interessi pagati. Allora, questa potrebbe essere una fase di, io la chiamo critica, patologica, perché si arriva a una sorta di contrasto, no? con il nostro interlocutore, con l'interlocutore che ha avuto fiducia in noi e che noi abbiamo ricambiato e che abbiamo scelto in fase contrattuale. Allora, io dico sempre, il consumatore, noi non dobbiamo avere mai alcun timore riverenziale nei confronti della banca. La banca e i direttori non sono dei mostri, non sono degli orchi. Sono gente che lavora, che ci viene incontro in determinati momenti della nostra vita, che ci offre dei prodotti, che deve avere giustamente un proprio guadagno, e è una nostra controparte, come una nostra controparte del negoziante di jeans di cui parlavo prima, no? Magari al quale chiediamo anche uno sconto. Per cui, senza alcun timore, noi dobbiamo chiedere di essere ascoltati dal direttore di banca, sederci a un tavolo, trattare anche uno sconto, per esempio, sul tasso di interesse applicato a un contratto con conto corrente. Questo perché, lo voglio ribadire, noi abbiamo dei diritti che dobbiamo esercitare, e tra questi diritti c'è anche il diritto a stipulare un contratto a determinate condizioni che non devono essere prestabilite, non devono essere prefissate. Cioè ci sono dei margini di trattativa con le banche, sia nella fase contrattuale che successivamente in una eventuale fase critica, e mi riferisco quando si interrompe il rapporto, per cui andiamo lì a battere i pugni chiedendo magari la restituzione degli interessi. Anche in quella fase, senza alcun livore, è bene sollecitare un incontro per risolvere queste questioni, e la banca sarà ben lieta di poter soddisfare un interesse, un'esigenza del proprio
del proprio cliente, che non potrà che parlare bene di quella banca se esce da quella famosa porta in maniera soddisfatta. In tutto questo, ripeto, è bene che si sappia che avete l'assistenza di tutte le associazioni dei consumatori, chiaramente del DIACU sicuramente, che in forma del tutto gratuita ha come unico scopo, e abbiamo come unico scopo, quello di mettervi a conoscenza, di aiutarvi a farvi conoscere i propri diritti e soprattutto a rendervi consapevoli nel momento in cui andate a acquistare qualsiasi bene o servizio. Quindi vi invitiamo a non agire da soli, vi invitiamo ad associarvi nell'associazione consumatori che volete, perché solo così riusciamo ad avere tutti più una voce più forte, possiamo trattare meglio con il nostro interlocutore, che sono tutte quelle società che erogano beni o servizi, anche comprese. Grazie. Allora ragazzi, passiamo la parola al dottor Marchese di Beni e Consumatori. Io gli ruberò un attimo di attenzione, perché dato che ho un aereo e quindi poi dovrò scappare di corsa, noi vi abbiamo portato un gadget per ringraziarvi della partecipazione. Grazie. Così facciamo prima. Bene, buongiorno. Ragazzi, che dirvi, succo la vita, perché banche, io lavoro anche in una compagnia assicurativa, per cui banche e assicurazioni, la materia purtroppo è abbastanza. Adesso Antonio vi disturberò un po' nel consegnare il gadget, però volevo invitarvi a mantenere per una decina di minuti l'attenzione prima di passare la parola agli altri. Io rappresento la Federconsumatori. La Federconsumatori è un'associazione di consumatori che tutela i diritti dei consumatori ed è insediata presso un sindacato. Siamo quello che dicevo prima, rappresentante dell'ATU, una apostola di un sindacato. Questo sindacato è la CGIL. La CGIL è una struttura molto complessa sul quale non mi soffermo. E qui a Catanzaro Federconsumatori è insediata presso la Camera del Lavoro, riceve due volte alla settimana e soprattutto poi dopo ha un proprio sito internet. Infatti io non ho portato volantini, materiale, anche perché voi siete dei nativi digitali, io sono rimasto ancora a questi qua, di conseguenza vi do direttamente l'indirizzo internet www.federconsumatori.it, lì trovate tutte le informazioni su quello che facciamo, su dove ci troviamo, sui contatti mail, sui numeri di telefono, qualora una qualsiasi persona dovesse avere dei problemi con banche, assicurazioni, con contratti telefonici, si può rivolgere presso i nostri sportelli e avere una consulenza gratuita, a modico prezzo, veramente poco, ci si può iscrivere e quindi usufruire poi di tutta un'altra serie di servizi. Detto questo, ho anche da dirvi che sul sito di Federconsumatori c'è un'area riservata ai giovani, quindi questo può riguardare direttamente voi. Cosa tratta l'area giovani? Vi faccio l'elenco e sicuramente troverete qualcosa di vostro interesse. Risparmio, assicurazione auto, affitto, risparmio energetico e ambiente, scuola e università, vacanze, sport e spettacolo, telecomunicazioni, internet e privacy, social network, alimentazione, trasporti, salute, acqua, politica e società. In questo elenco sicuramente troverete una o più cose di vostro interesse, quindi ricordate www.federconsumatori.it, in home page troverete questo collegamento che vi porta proprio all'area giovani ed è una struttura del sito un po' diversa, fatta con un taglio appositamente costruito a questa persona. Vorrei cercare di mettere un attrezzo nella vostra cassetta degli attrezzi, uno strumento nella vostra cassetta degli attrezzi questa mattina, quindi scendiamo un po' più nel pratico. Fino adesso abbiamo visto un po' tutto quanto il contesto, cos'è questo progetto, qual è lo scopo, adesso scendiamo un po' più nel pratico. Io sono un tecnico dell'assicurazione perché lavoro per una compagnia assicurativa. Quanti di voi hanno già la patente? C'è qualcuno patentato?
qualcuno che invece sta per diciamo tra qualche mese dovrà prendere la patente? Qualcuno che fra qualche mese dovrà prendere la patente. Di conseguenza, quale sarà il vostro primo scoglio? Il vostro primo scoglio sarà quello, per chi avrà la fortuna di avere la macchina propria, di andare a stipulare un contratto assicurativo. I contratti assicurativi non sono, diciamo, meno ostici dei contratti bancari. Il contratto assicurativo trova, diciamo, il suo primo impatto maggiore in quello che è il costo. Poi però ci sono tutta un'altra serie di cose che bisogna andare a vedere bene. Qual è il primo attrezzo che voglio mettervi nella cassetta? Questa, diciamo, notizia è una notizia che già si conosce abbastanza bene, però voglio dire, è sempre bene ripeterla. Esiste una legge, che è la conversione di un decreto legge, la cosiddetta legge Bersani, per esempio, sull'RC auto, che dà diritto, per esempio, anche ad un diciottenne, anche ad un diciannovenne, di prendere il beneficio della classe di merito che si ha nel nucleo familiare. Quindi, se ad esempio il papà o la mamma ha una macchina da tanti anni, per cui più anni passano e più il costo proprio della polizza assicurativa diminuisce in funzione di una scala che va da 1 a 18, poi la cosa è un po' più complessa, però ve la risparmio perché non ci interessa adesso in questo momento, allora anche il figlio ha diritto a prendere la classe di merito dal papà o dalla mamma, per cui non si parte più dalla mitica e famosa classe 14esima, dove il costo, voglio dire, è massimo. Però se la mamma o il papà ha una classe di merito 1, quindi la più bassa, anche la polizza assicurativa della macchina del figlio può prendere quella classe di merito. Questo è un diritto. È un diritto però al quale bisogna fare attenzione. Bisogna fare attenzione perché poi il contratto assicurativo è molto complesso. Allora, abbiamo l'assicurazione di base, però all'interno ci sono tutta una serie di clausole. Prima fra tutte, ad esempio, l'esclusione delle valse. Cioè, vorrà dire, io ho un contratto assicurativo, in una determinata circostanza, io adesso questa mattina ve ne parlo solo di una perché la materia è abbastanza complessa, molto banalmente compro una macchina usata, è revisionata, però da qui a 8 mesi mi scade la revisione. In via automatica i contratti assicurativi prevedono che se io faccio un incidente e in quel momento lì la mia macchina non è revisionata, per cui sul libretto non ho il bollino con la revisione, l'incidente l'ho causato per colpa mia, che cosa succede? Che la compagnia assicurativa il sinistro, l'incidente lo paga, quindi la persona che io ho danneggiato lo paga, però esercita il diritto di rivalsa. Avrà pagato 2.000 euro e allora mi arriverà a casa una letterina in cui la compagnia assicurativa mi informa e mi dice: caro assicurato, la tua macchina in quel momento non era revisionata. Questo è il contratto assicurativo. Che cosa dice il contratto assicurativo? Che io ho pagato quello a cui tu hai procurato un danno, 2.000 euro. Io posso esercitare il diritto di rivalsa e me li rivedo indietro. A questo bisogna prestare attenzione, perché per esempio, versando pochi euro in più, le compagnie assicurative sono disponibili a rinunciare a questo diritto di rivalsa. Quindi questa è un'informazione, diciamo, importante da sapere. Poi l'esercizio del diritto di rivalsa, diciamo, con questi pochi euro ci sono pure tutta un'altra serie di circostanze, come ad esempio la patente scaduta. È una cosa che chiaramente a voi non riguarda, perché insomma o un minimo siete freschi di patente, la prima scadenza fra 10 anni, però è utile anche sapere che se si procura un incidente stradale e se ci si trova con la patente scaduta, anche in quel caso possono esserci dei diritti di rivalsa da parte della compagnia. La compagnia paga, però poi dopo vi chiede soldi. Questo per quanto riguarda giusto due nozioni per quanto concerne la contrattualistica. Poi vale tutto quello che si è detto prima, vale dire leggere la documentazione precontrattuale, per cui leggere che cosa si sta sottoscrivendo prima di firmare, lasciare, diciamo, i soldi e portarsi la polizza a casa. Passiamo invece all'argomento costi, e qui costi soprattutto per una persona giovane, essendo che c'è una frequenza di incidenti più alta tra i giovani, è un problema, diciamo, serio. Ci sono polizze assicurative per una macchina, voglio dire, non particolarmente
potente, ci sono diciamo compagnie che arrivano a chiedere anche 2.500 euro all'anno, per esempio, per assicurare un utilitario. Allora, vedete sicuramente, avrete visto sicuramente i passaggi televisivi di molte società che offrono dei servizi gratuiti, peraltro, dove l'accesso è su internet, e sono i famosi preventivatori. Adesso io non cito i nomi per evitare che poi magari, siccome riprendiamo con Liberi TV, poi vi mettiamo a disposizione questo documento per chi volesse rivederlo, farlo fruire ad altri, quindi sicuramente il video poi dopo sarà a disposizione sul sito vostro della scuola. E quindi non cito i nomi di questi preventivatori, altrimenti qualcuno poi se lo prenderà male, ma che cosa sono questi preventivatori che si trovano online? Non sono altro che dei broker, per cui delle società private che non fanno altro che mettersi d'accordo con 5, 10, 15 compagnie di assicurazioni. Quindi quando l'utente va su internet, inserisce i propri dati, per cui si sviluppa un profilo di rischio, si chiama così, il profilo di rischio è determinato dove vivo, quanti anni ho, da quanti anni ho la patente, tutta un'altra serie di parametri. Allora, questo preventivatore vi sviluppa un preventivo e poi vi dice: guardi, la polizza meno cara costa 100, la polizza più cara costa 300. Felici e contenti, ho risparmiato un bel po' di soldini, quindi sono portato a stipulare la polizza presso la compagnia che mi viene proposta che costa di meno. Ho ricevuto il servizio migliore possibile? No, non è proprio così, perché parliamo sempre di società private, broker, scusate, che sono legate, vincolate da un contratto, offrono il servizio gratuito, però incassano delle provvigioni. Quindi c'è un conflitto di interessi. Allora come si può superare? Qual è il modo oggi legale, efficace, completo, sicuro per poter accedere ad un preventivo che dia soddisfazione e che mi permetta di risparmiare veramente sul costo dell'RC auto? Questo strumento esiste, è poco conosciuto. È uno strumento che sta sul sito dell'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private, IBAS, www.ibas.it. Si va di sopra, c'è la funzione preventivatore, si inseriscono dati semplici, sto perdendo la voce. L'IVAS sviluppa i preventivi su tutte le compagnie assicurative, ne presenta una cinquantina. Lì il preventivo mi esce fuori con un numero di protocollo. È un numero di protocollo che mi dà il diritto ad andare in un'agenzia assicurativa, presentarmi con quel preventivo e ottenere che mi venga stipulato un contratto con quel prezzo. Quindi io posso mettere a confronto non 10-15 compagnie, quella che mi offre il broker, ma ho la possibilità di avere i preventivi di tutte le compagnie che sono autorizzate sul mercato. Poi cosa fa? È chiaro che, ad esempio, a Catanzaro non sono presenti tutte e 200 le compagnie che sono sul mercato, ce ne saranno una cinquantina. Per cui, sito del DIVAS, preventivo alla mano, elenco del telefono oppure l'elenco dal telefono diciamo su internet, e presto si raggiunge l'agenzia assicurativa per andare a stipulare una polizza assicurativa ad un prezzo eccessivo. Ultimo argomento. In automatico, quando si stipula un contratto RC auto, chi guida, il conducente, in caso di incidente, se è colpa di chi guida e subisce un infortunio, è sempre scoperto di copertura assicurativa. Mentre le persone trasportate, ad esempio, faccio l'esempio su me stesso perché adesso parliamo di cose antipatiche, no? Incidente, infortunio, eccetera, eccetera. Io non sono superstizioso, quindi supponiamo che io e altre tre persone in macchina, brucio un rosso, succede un incidente, colpa mia, ci facciamo male tutti quanti. I trasportati, anche se è colpa mia, vengono risarciti dalla mia compagnia assicurativa, io che guido, no. Quindi il consiglio che vi do nello stipulare la polizza RC auto, chi ce l'ha già stipulato di andare a verificare queste cose, se l'assicurazione sul conducente è coperta, vale la pena spendere qualche decina di euro in più, però assicurare l'infortunio del conducente.
perché un incidente stradale può causare niente, può causare un infortunio breve, di breve durata, però può causare un infortunio importante, invalidante, che segna per tutta la vita. Cosa, a che cosa bisogna fare attenzione quando si stipula poi una copertura sul conducente? Uno, il consiglio che diamo è quello di evitare il pacchetto tutto incluso, per cui la polizza dentro l'RC auto, perché di solito hanno delle franchigie. Che cos'è una franchigia? Una franchigia è da zero a tot non ti pago. Se io metto una franchigia del 50%, per esempio, su un capitale assicurato di 100.000 euro se mi faccio male, significa che se non ho un'invalidità di almeno il 50%, cioè vale a dire sono quasi un rottame, la compagnia assicurativa non mi darà mai un centesimo. Allora il suggerimento è sempre quello di contrattare con l'agente assicurativo una polizza sugli infortuni del conducente a parte, costa alcune decine di euro, a tutto al più può arrivare a 100 euro, però vale la pena, e andare a calibrare i capitali assicurati. Quando calibrate i capitali assicurati, se assicurate un posto di guida di una macchina che guida, non so, una persona giovane che vive in famiglia senza responsabilità familiare, nel senso che non ha moglie e figli a carico, o viceversa marito e figli a carico, allora a quel punto, invece di buttare i soldi in capitali inutili, per esempio, cosa me ne faccio di un capitale assicurato di 50 o 100 mila euro in caso di morte se non ho responsabilità familiare? Bastano 10.000 oppure 20.000, me la cavo con una battuta, ci fanno il funerale tutto al più e me la cavo lì. Invece di spendere i soldi su questo tipo di garanzia, spostare tutto sull'invalidità permanente. L'invalidità permanente è utile perché in caso di infortunio da incidente stradale importante, dove mi deriva per esempio una forte invalidità, io per migliorare la mia qualità di vita da invalido devo andare a fare delle opere, per esempio a casa, di ristrutturazione, di adeguamento per le barriere architettoniche, dovrò allargare la porta del bagno se sto su una carrozzella, dovrò fare degli interventi, voglio dire, per salire e scendere le scale. Sono interventi molto costosi, sono interventi che costano decine e decine di migliaia di euro. Allora, avere una copertura assicurativa sul conducente, tutta proiettata sull'invalidità permanente, fa in modo che se mi succede un accidente grave, io riesco comunque a migliorare la mia qualità della vita nonostante tutto quello che mi è accaduto. La chiudo qui, per adesso chiaramente ci sarebbe tantissimo altro da dire, l'invito è quello di visitare il sito www.fedelconsumatori.it, ricordatevi che avete un'area giovani qui appositamente dedicata a voi, e per qualsiasi informazione noi qui su Catanzaro siamo disponibili e vi ringrazio per l'attenzione. Ragazzi, andiamo avanti e passo la parola alla mia collega che poi chiuderà praticamente la mattinata. Sì. Per vediamo. Abbiamo problemi dietro. Che ci intratterrà sulle diverse tipologie di carte che voi vi troverete sicuramente alcuni di voi a utilizzare e che meritano un po' di attenzione perché possono creare eventualmente una serie di problemi non banali, nel caso sempre di un utilizzo non consapevole. Siete? Non funziona però. No, aspetta. Funziona? No. Vabbè, iniziamo senza microfono, magari dopo sì. Funziona? Allora vai. Era destino che dovessi stare qui in una slide. Allora vai. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Ringrazio gli studenti per la pazienza che vi state riservando perché il mio intervento è finale. Vi chiedo soltanto 10 minuti di attenzione. E alla fine del mio intervento vorrei che ognuno di voi avesse contezza di quello che sto dicendo, e più contezza relativamente agli strumenti di pagamento, affinché voi possiate fare nel futuro una scelta consapevole. Quanti di voi hanno già una carta? Nessuno. Bene, e quindi è opportuno questo intervento. È chiaro che di fronte a una pletora di prodotti, di strumenti di pagamento,
dobbiamo fare un po' una verifica delle opportunità e delle insidie che risiedono dietro gli strumenti di pagamento. Lo sapete qual è la prima insidia? Non è nei prodotti, assolutamente non è negli strumenti di pagamento. La prima insidia è nel prevedere le modalità di utilizzo di una carta. Mi ricordo ai tempi dell'università, mio padre mi dava il contante e mi diceva: questo ti potrà bastare per un mese. Questo nel 1990. Nel 91 mi diede il primo bancomat, erroneamente detto bancomat, la prima carta di debito, perché bancomat è il circuito nazionale, lo vedremo, no? Noi chiamiamo tutti bancomat, pago bancomat, in realtà questo è il nome dei circuiti nazionali. Mi diede il primo bancomat, ebbene, lui invece di mandarmi il cosiddetto vaglia postale, no? Per avere il contante, aveva quella tranquillità che in caso di necessità io potessi ricevere in qualsiasi momento quella disponibilità economica per sopperire le mie esigenze. E allora, perché dobbiamo fare insieme questa verifica? Perché voi siete alle porte dell'università, molti di voi andranno all'università e, come dicevano giustamente i precedenti relatori, bisogna fare una verifica delle proprie esigenze. Per degli studenti, quando vengono in banca, io in qualità di specialista di prodotto giro con le filiali, e quando mi imbatto in studenti, no, la prima cosa che dico è: per voi va bene una prepagata. Fate attenzione però, ragazzi, la prepagata è un borsellino elettronico, molto spesso vi viene offerto gratuitamente, ma dietro un canone poco significativo alzate l'attenzione sulle commissioni. Quali commissioni di bonifico andrà a pagare? Quali commissioni per pagare un bollettino? Quali commissioni per prelevare? E quando la ricarico, che commissioni dovrò fronteggiare? Sarà preferibile ricaricarla in banca o che mio padre mi faccia un bonifico o che la ricarichi via online? Fatevele queste domande, che l'anno prossimo vi ritroverete di fronte a delle commissioni che sono dei costi per gli studenti. Vedete, la fidelizzazione del cliente, sapete da cosa deriva? Dalla massima trasparenza bancaria. Perché se un cliente viene da noi, sia lo studente, sia un anziano, sia un giovane, chiunque, qualunque consumatore, se ne forniamo gli strumenti per potersi tranquillamente muovere, avere contezza di quello che fa, il cliente fidelizzato, massima trasparenza bancaria. Quindi quello che vi consiglio, per voi è un banco semplicissimo da ricaricare, chiaramente all'interno ci sono dei massimali, attenzione ai costi. Andiamo avanti. Quali sono le altre carte di pagamento? Mi sentite, no? Sì. Allora, quali sono le altre carte di pagamento? Allora, mi ricordo il mio professore di diritto bancario, nella prima lezione, sapete cosa mi disse? La dialettica banca-cliente è rappresentata dal conto corrente. Questo l'abbiamo bypassato, non è più così. Perché una carta prepagata non necessita di conto corrente. Voi vi presentate in filiale, sono necessari i dati identificativi vostri, un certificato di residenza, e bene, anche un non cliente può aprire la carta. Funziona come una carta telefonica, no? Si ricarica fino a quel massimale. Pensate, se io ho il contante con me, o semplicemente del contante, lo smarrisco, rimango senza contante, non ho più disponibilità. Smarrisco la mia prepagata, sapete qual è il vantaggio? La blocco immediatamente e quel saldo riesco a girarlo su un'altra prepagata. Vado in banca, c'è un conto di servizio che non è un conto corrente, chiedo la mia disponibilità, blocco la carta, oppure giro quella disponibilità su un'altra carta prepagata. Semplice. Immaginate voi una volta col contante si smarriva e ci si trovava senza denaro. Questo è un vantaggio. Ricordate che sia il contante che gli assegni ormai stanno andando in pensione. Anche con gli assegni, anche noi in banca abbiamo tante difficoltà, quando riceviamo gli assegni, verifichiamo se c'è quella disponibilità. Anche per voi un domani ricevere un assegno, no? È tutt'altra cosa, eventualmente dovesse essere un domani degli esercenti commerciali, tutt'altra cosa è ricevere una carta. Carta di debito. Quali sono le carte? Abbiamo detto prepagate, poi di debito e di credito. Per quelle di debito e di credito sarà necessario invece il conto corrente.
con la carta di debito erroneamente detta bancomat, no, noi possiamo effettuare un pagamento oppure prelevare contante e contestualmente avviene la debita del nostro conto corrente. Ho chiesto prima a quel gruppetto se stanno studiando gli strumenti di pagamento, ho detto di sì, allora ho detto io, beh, allora il mio intervento sarà inutile. Però capite, no, quante piccole cose, no, quanti punti di forza e di debolezza hanno gli strumenti di pagamento. La carta di credito invece, anche la carta di credito necessita di un conto corrente, ma non viene addebitato contestualmente il pagamento presso l'esercente commerciale, ma viene rinviato al mese successivo se una carta è transatto. Se invece una carta è revolving, cosa succederà? Questo pagamento verrà rateizzato e lì manteniamo alta l'attenzione. Parliamo di comportamenti, ragazzi. Di fronte a una carta revolving, che è un finanziamento, un vero e proprio prestito, manteniamo l'attenzione sul TAN o sul TAG? Chi mi sa rispondere? Sul TAG, bravo. Sul tasso effettivo, che è comprensivo anche dei costi. Ecco, questi gli strumenti che dovete avere. Dico bravo, perché un domani, di fronte a una revolving, la prima cosa che chiede è, scusa, il TAG qual è? In quali costi mi dovrò imbattere? Giusto? Con la carta di debito e la carta di credito, posso prelevare con una carta di credito? Sì o no? Bene, lo sapete. Lo sapete che il 75% degli italiani hanno ancora carte di debito, il 35% hanno carte di credito, lo sapete perché? Perché fa parte di un retaggio del passato. Molti pensano che la carta di credito possa servire soltanto all'estero. Invece noi, sia le carte di debito che le carte di credito, le possiamo utilizzare in Italia e all'estero. E attenzione, avete sentito parlare di SEPA? Dell'area europea di sistema di pagamenti? Siamo cittadini europei, eh? Ancora è presto, però anticipiamo un concetto importante, per loro i testi no, lo studierete alla fine o ve l'anticipo così per l'esame finale sarete preparati. Nell'area euro noi avremo più tranquillità nei pagamenti, anche con le carte, dappertutto, anche con la carta di debito e credito potremo effettuare pagamenti. Potremo prelevare anche presso gli sportelli bancari all'estero, sia di dove si utilizza valuta euro, sia dove si utilizza valuta diversa, come in Gran Bretagna, come in Danimarca, in Svizzera, e potremo avere la tranquillità che vengano rispettate le stesse condizioni di base, gli stessi diritti e gli stessi obblighi, perché tutti rientranti in area euro. Ok? E i vecchi bancomat invece, le vecchie carte di debito, invece noi le potevamo utilizzare una volta soltanto nei circuiti nazionali, perché avevamo questo circuito nazionale, bancomat o pago bancomat per i POS. Adesso invece abbiamo la possibilità, con i nuovi circuiti internazionali, Cirrus, Maestro e VPay, di poterli utilizzare anche all'estero. Ok? Quindi il POS serve per il pagamento di beni e di servizi presso gli esercenti commerciali, convenzionali, sia fisici che virtuali, internet. Attenzione a internet, facciamo una verifica dei siti, se iniziano con HTTP, oppure se c'è il lucchetto nel browser. Che cosa succede se viene utilizzato fraudolentemente una carta? La banca se ne frega? Assolutamente no. Con l'uso fraudolente l'ente emittente è tenuto a rimborsare quanto è stato utilizzato in modo fraudolentemente. Questo vi dà una sicurezza. Chiaramente noi quello che diciamo ai clienti consumatori, fate attenzione agli acquisti online. Molto spesso viene utilizzata più la prepagata. Adesso comunque abbiamo dei sistemi veramente di protezione straordinari, abbiamo anche un microchip, quindi abbiamo un sistema di sicurezza e di protezione diverso. Andiamo avanti. Quali sono le caratteristiche delle carte? Le abbiamo embossate, se i dati sono riportati a rilievo, quelle elettronico infillate, i dati sono riportati sul fronte, sono stampati in termografia, quelle personalizzate o anonime, dove lì c'è addirittura in alcuni casi c'è la foto, no, del cliente. Le carte a banda magnetica, adesso quelle di nuova generazione sono a microchip. La maggior parte delle carte sono sia a banda magnetica che a microchip, perché ormai non si devono ancora adeguare tutti i sistemi elettronici, quindi molte volte troviamo sia la banda magnetica che il microcircuito.
quelle contactless sono proprio di ultimissima generazione, sono senza contatto e quindi consentono alle transazioni di essere ancora più veloci. L'e-commerce e il POS virtuale, queste sono le tecnologie, il sistema che consente di effettuare transazioni su internet. E noi invitiamo, come ha detto anche il direttore della filiale, a fare molto spesso delle operazioni via internet, alla fine anche alla luce anche delle tecnologie molto sicure e protette, nulla esclude che si possano fare le operazioni tranquillamente anche online. Quali sono le tipologie di carte? L'abbiamo anticipato, la carta di debito necessita di un conto e l'addebito viene immediatamente effettuato sul conto corrente, quello del conto utilizzato. Anche per il credito charge è necessario il conto corrente, l'addebito mensile è l'unica soluzione senza interessi delle spese effettuate, quindi le cosiddette carte transatto. Credit option è necessario il conto corrente, è possibile però variare la modalità di rimborso a saldo o rateale. L'addebito è mensile, delle spese effettuate, si rimborsa rateale con interessi. Fate attenzione anche alle carte molto spesso che vengono emesse anche dai centri commerciali, per esempio, no? Voi potete utilizzare una linea di credito, più credito utilizzate, più vengono ricaricati dei punti. Questo serve per fidelizzare il cliente. Anche in quel caso chiedete sempre il tasso di interesse che praticamente è insito nel finanziamento, soprattutto se il rimborso viene rateizzato. Credito revolving, anche qui è necessario il conto corrente, rimborso solo a rate, l'addebito mensile delle spese effettuate con interessi. Siamo in presenza di un vero e proprio finanziamento, di un prestito. Con la prepagata invece abbiamo detto che non è necessario il conto corrente, non è possibile però utilizzare importi maggiori, abbiamo detto un borsellino elettronico, l'abbiamo definito, no? Quello che viene ricaricato può essere speso e l'addebito è immediato su delle somme utilizzate. Quali sono i circuiti nazionali? Io molte cose ve le ho anticipate prima perché poi quando ci torniamo, no? Metabolizziamo meglio. Circuiti, questa è una tecnica, così abbiamo alta l'attenzione. Circuito del debito, abbiamo il bancomat per il prelievo contante sugli ATM, il pago bancomat per i POS invece, pago banco, quelli sono i circuiti nazionali. Invece gli internazionali, Cirrus Maestro, attenzione anche ai circuiti, chiedete anche il circuito, perché da lì avete la possibilità di utilizzarlo in esercizi commerciali. Lo sapete cos'è un circuito? Quanti di voi sanno cos'è un circuito? È un'azienda cui hanno preso parte più esercenti commerciali e in questo circuito vengono veicolate le informazioni. La Servizi Interbancari invece, nata nel 1986, ha garantito a noi italiani il decollo di queste carte, perché grazie alle procedure di compensazione, lo sapete che le banche hanno dei conti di gestione, no? In Banca Centrale Europea, prima ce l'avevano in Banca d'Italia, l'avete studiato questo, no? I conti di gestione adesso ce l'hanno in Banca Centrale Europea. Cosa succede? Grazie a queste procedure di compensazione, di regolamento dei pagamenti a saldo e a credito, a debito e a credito, si possono incoraggiare questi pagamenti, no? Tra banche. È per questo che sono decollate le carte proprio alla luce della nascita della Servizi Interbancari. Circuito invece del credito internazionali sono la Visa International, Mastercard, American Express, la Diners, la prima carta in assoluto, sapete quando è nata? Nel 1950, è stata la Diners, però nel 1730 un commerciante di mobili americano si inventò questo sistema della ratizzazione. Chi non poteva fronteggiare il pagamento consentiva di pagare in modo rateizzato. Nel 1900, sì, Richard Thompson si chiamava, no, Christopher Thompson, dimmi. Tutte le carte sono collegate al sistema euro con la Roma. Sì, la maggior parte. Bravo. Altra cosa. Nel 1958 nacque la prima invece carta revolving, fu la BOFA, la Bank of America, però allora non erano contemplati gli interessi. Oggi invece le nuove carte revolving ovviamente prevedono i tassi di interesse. Qualche suggerimento sulla come usare le carte? Ragazzi, adesso parliamo di sicurezza. Come si usa la carta?
è personale e non va mai prestata. Non va mai conservata la carta insieme al PIN. Personal individual number si chiama il PIN. Mai si conservano insieme. Non si comunica mai via telefono e mail il PIN della carta. Non perdete mai di vista la carta. Capita molto spesso nei ristoranti, vedi clienti che consegnano la carta e la perdono di vista. Verificate che non venga strisciata più volte. A casa, in viaggio, per acquisti meno impegnativi, usiamo la carta. Immaginate partire con il contante in tasca o con la valigetta con i soldi, è impensabile. Pensate quanto è straordinario questo strumento di pagamento, che consente appunto di avere la disponibilità in ogni tempo e in ogni dove, no? A casa, in viaggio, per prelevare. Attenzione al prelevamento con le carte di credito, eh? Questa è una cosa importante. Preleviamo pure con la carta di debito, contestualmente avviene al debito, ma se preleviamo con carta di credito è un anticipo di contante, la commissione è molto più alta. Io molte volte vedo i miei clienti che vanno a prelevare con la carta di credito e dico: ma che stai facendo? Allora vedi il cliente che dice: oddio, la banca dalla mia parte, no? Ma è così. Ma facciamo attenzione nell'uso delle carte. Cioè, la carta di credito, quando andiamo a prelevare, un anticipo di contante vero e proprio, ci sono dei costi più significativi. Utilizziamo la carta di debito. Chiaramente attenzione massima. La carta di debito, cerchiamo di utilizzarla soprattutto presso la propria banca emittente, non pagheremo alcun costo. Presso altre banche il costo, cioè, supera i 2 euro. E quando siamo all'estero, verifichiamo i costi di prelevamento all'estero. Questo è un invito che faccio. Quando vincerete il viaggio premio dopo la maturità, no? Andrete in viaggio premio, la prima cosa che faranno i genitori, no? Andranno in banca e richiederanno una carta per il figliolo. Attenzione all'estero, prelevare all'estero è una commissione molto pesosa. Chiaramente per noleggiare autovetture vi chiederanno la carta di credito, prenotare gli alberghi, vi chiederanno il numero della carta, pagare i pedaggi autostradali, attenzione ad attivare il sistema Fast Pay, no? Per i pedaggi autostradali, altrimenti non ha senso. Perché? È la più sicura, vi ho convinto che è più sicura del contante? In caso di furto o smarrimento si inibisce l'utilizzo, si blocca la carta come? Con una telefonata si blocca la carta. Fate denuncia all'autorità giudiziaria, ovviamente. Sì. Le banche non. Allora, perché più sicura del contante, in caso di furto o smarrimento si inibisce l'utilizzo bloccando la carta. Le banche non applicano commissioni sui pagamenti, sui prelievi solo se carta e ATM di banche differenti, ce lo siamo detti. Le tecnologie sempre più evolute tutelano i consumatori dalle frodi e spendibili in tutto il mondo senza problemi di cambio contante. Oggi abbiamo parlato del cosiddetto sistema SEPA, che studierete alla fine dell'anno, che rende ancora più sicuro questo strumento di pagamento anche all'estero. Cosa fare in caso di furto o di smarrimento? Vedete che anche in caso di clonazione la banca blocca il circuito, a noi arriva una mail dei clienti che sono state clonate le carte, poi noi rimborsiamo chiaramente le somme in caso di uso fraudolento di quelle somme. Molto spesso i nostri clienti sono anche protetti con delle coperture assicurative, noi chiaramente facciamo una consulenza a tutto tondo alla nostra clientela, abbiamo anche questa protezione delle carte, che è importante, perché addirittura mentre noi proteggiamo le carte, ma è prevista di solito una franchigia che supera i 150 euro, con la copertura assicurativa viene bypassata questa franchigia, però si ha una protezione veramente a tutto tondo. Ma questa è soltanto una consulenza assicurativa che ne facciamo alla clientela. Sporgiamo denuncia alle forze dell'ordine e gli diamo informazione alla propria banca, fornendo copia della denuncia presentata alle forze dell'ordine. Chiaramente sarà necessario richiedere una nuova carta. Vedete che anche quando digitate il PIN 3 volte si blocca la carta, e se non lo ricordate, perché il PIN segue la carta, se ritorna alla memoria il PIN, allora la carta bloccata la possiamo riattivare, altrimenti dopo 3 utilizzi va in blocco e dovete richiedere una carta nuova. Molto spesso noi andiamo incontro alla clientela e il canone non lo facciamo pagare al cliente, ci rendiamo conto che possono essere delle situazioni
in cui il cliente perde la memoria e quindi gli veniamo incontro. Io ho finito il mio intervento, vi ringrazio tantissimo e in bocca al lupo. Grazie l'attenzione e non so, c'è qualche professore che vi segue per no. Sapete dove dovete andare? Sì, sì, sì. Grazie l'attenzione allora. Grazie a lei, arrivederci.